Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini, ecco di lì c'è l'orto, ecco per capire dove siamo, e di fronte c'è la grande chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per leggervi una lettera che ci scrive Vincenza Pia. Ed è intrisa di tanto dolore, di tanta sofferenza. Vincenza sicuramente avrà visto le nostre puntate, forse dalla TV, non so, non ce lo racconta, e ci scrive da Re Bibbia. Mi chiamo Vincenza, sono di Napoli e sono nata il 3 ottobre del 1968. La mia nascita è avvenuta 10 giorni dopo la morte del nostro amato Padre Pio. È stato un miracolo di intercessione grazie a Padre Pio. I miei genitori, Pietro e Tersella, o Teresella, entrambi del 26, si sposarono nel 1951, ma per 16 anni non riuscirono ad avere figli. In quegli anni cominciarono a frequentare San Giovanni Rotondo, papà si confessò da Padre Pio, che fu molto dolce, e lo rassicurò sul suo futuro. Mamma e papà erano tra i primi, sfidando freddo e neve alle 5 del mattino davanti alla chiesetta antica per avere l'onore di partecipare alla Santa Messa celebrata da Padre Pio. Anni meravigliosi della grazia di Dio ad opera del Santo Frate di Pietrelcina. A loro però mancava un figlio e questo sicuramente Padre Pio lo sapeva. Ed ecco che durante una visita dei miei nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nei corridoi dove le donne attendevano la benedizione di Padre Pio, mamma in ginocchio consegnò una lettera che raccolse un altro frate per lui. Dopo 16 anni di matrimonio, poterono avere la gioia della mia nascita. Per me, San Giovanni, i frati, la chiesa è casa mia. Oserei dire anche l'anticamera del paradiso. Quotidianamente avverto la presenza di Padre Pio e mi considero una sua figlia spirituale. Fui battezzata come Vincenza Pi e assieme a mio figlio Alessandro Pio portiamo con amore questo nome. Negli anni tanti sono stati i frati incontrati a San Giovanni Rotondo, padre Pietro Tartaglia che ci accoglieva sempre a braccia aperte sul sagrato, padre Giuseppe Pio Martin, fece in modo che mio figlio fosse battezzato nella chiesetta antica nel novembre del 99 e padre Marciano Morra che ricordo con tanto affetto. Purtroppo, ci racconta anche la sua vita, sto vivendo una tragedia assurda in questo momento. Sono stata accusata ingiustamente da un mio cugino di estorsione e sono così a Re Bibbia e attendo il secondo grado di giudizio. Quanti anni trascorsi a San Giovanni come pellegrini e figli spirituali del nostro caro amato Padre Pio? A parte il miracolo della mia nascita, ad opera dell'intercessione di Padre Pio, ti voglio raccontare anche un episodio che accadde nel maggio del 79 nel convento di San Giovanni Rotondo, nel corridoio che dalla cella di Padre Pio porta alla sala San Francesco. Era domenica e mamma, dopo una settimana dalla mia prima comunione ricevuta nella chiesa dell'Istituto Maria Ausiliatrice al Vomero di Napoli, dove frequentavo le scuole elementari, volle farmela ricevere nuovamente con indosso l'abito bianco. E tra le mani la candela e il giglio nella chiesa grande di Santa Maria delle Grazie. Dopo la funzione, proprio nel corridoio antistante la sala San Francesco, avvertì un profumo misto di rose, gelsomini, come un vento intenso che sparì in pochi secondi. Eravamo solo io e mamma e papà nel corridoio e fui io la prima ad avvertirlo. Dissi: "Mamma, senti il profumo?" E lei, contemporaneamente a papà, lo aveva avvertito, confermò questo miracolo, questa presenza di Padre Pio tra noi. Da allora non ho più avvertito quel profumo, ma sono certa, e nonostante l'inferno che sto vivendo ingiustamente, che il Santo Frate di Pietrelcina è ben vicino, e lo è anche vicino a mio figlio, che purtroppo vive da solo all'estero. Siamo molto tristi, ci racconta Vincenza Pia. E spesso ci chiediamo il perché di tutto questo male che si è abbattuto sulla nostra famiglia. Ha invaso le nostre vite e continua a tormentarci. Ecco, qui Vincenza fa una richiesta che voglio condividere con tutti voi. Ti prego, quindi vi prego, se puoi, se possiamo, tutti noi, ricordarci nelle tue preghiere. Ecco, se possiamo ricordare tutti noi nelle nostre preghiere la cara Vincenza.
figlia spirituale, Vincenza Pia, che sta attraversando un brutto periodo della sua vita.